È entrata nel vivo la festa del decennale del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta. Un caffè affollatissimo e partecipe ha accolto il primo dibattito sulla situazione politica nazionale e i suoi punti interrogativi. Vedere anche la loro passione civica, il loro appassionarsi al tema attuale che è quello della formazione del governo, ma anche come è nato il vecchio governo con Salvini, la figura stessa di Salvini, testimonia che c'è un interesse civico molto forte, e questo è forse una delle medaglie più belle, tra virgolette, dell'esperienza del Fatto Quotidiano, a parte il fatto poi in questo posto magnifico che è la Versiliana. Protagonisti sul palco due grandi firme del giornalismo italiano, Antonio Padellaro e Paolo Mieli. Tra previsioni e scenari incerti è emersa una ricostruzione veritiera dell'attualità politica che i due ospiti hanno scandagliato in tutte le sue contraddizioni. Io penso che questo governo durerà fino alla fine della legislatura. Mi si può dire, ma anche gli altri lo dicevano, ma mentre gli altri avevano dentro la propria coalizione un partito che aveva interesse a chiamare elezioni anticipate, la Lega di Matteo Salvini, questo governo non ha nessun partito nell'EU, nel PD, nei 5 Stelle che hanno interesse a chiamare le elezioni anticipate. Per cui avranno degli scontri, tutti scriveremo che corrono il rischio che sono sull'orlo del burrone, ma questo governo durerà probabilmente fino alla fine della legislatura. Non solo informazione protagonista in queste giornate di festa del giornale diretto da Marco Travaglio. Giovedì sera si è registrato il tutto esaurito al festival, con il pubblico in delirio per lo show di Renato Zero. L'artista dal palco ha reso omaggio alla Versilia e ad alcune sue grandi personalità che ne hanno fatto la storia artistica e culturale, tra cui Tiziano Lera, Sergio Bernardini e Aldo Valleroni. E poi il grande ritorno venerdì sera del musicista e showman per eccellenza Renzo Arbore sul palco del teatro con l'Orchestra Italiana. È legata molto al territorio, alla Versilia, che io ho già celebrato. Io la Versilia la conosco, come hanno scritto anche su questo giornale Il Fatto, come la Mecca per noi che volevamo fare i musicisti da grandi. Venivamo qua a imparare, perché sai, tra tutti i locali di allora, mi ricordo ancora locali vecchi, Carion, Bussola, Capannina, poi Bussola, Bussola Domani, insomma tutto il posto era, per noi musicisti era il posto dove si esibivano i grandi nostri modelli, da Carosone a Buscaglione, a tanti altri che non ci sono più.